L'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria diventerà una smart road. È stato pubblicato da ANAS sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 29 giugno un bando di gara telematico del valore di 20 milioni di euro per una procedura di accordo quadro relativa alla fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione di infrastrutture tecnologiche avanzate per l'infomobilità e la sicurezza sui circa 440 km dell'intero itinerario. Il bando di gara Smart Road prevede analoghi interventi anche sul raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino, quale percorso di accesso all'autostrada A3. L'investimento sulle Smart Road permetterà di garantire autostrade ancora più sicure, multimediali, aperte, rinnovabili e tecnologiche. Il conducente che percorrerà l'autostrada infatti sarà informato in tempo reale sulle condizioni dell'arteria viaria e sugli eventuali percorsi alternativi che dovessero rendersi necessari in casi di incidente o di chiusure improvvise di tratte. Tutto ciò sarà possibile grazie alle tecnologie proprie della Smart Road, come i sistemi di connessione radio. Il Wi-Fi in motion permetterà infatti una continuità del segnale ai veicoli in movimento anche a velocità massime consentite sull'arteria. L'ampia capacità di segnale pensata per l'app mobile permette lo scambio di dati in continuo, tali da mantenere sempre attiva la comunicazione lungo il tratto stradale nel passaggio da un access point a un altro. E poi il sistema di comunicazione dati, con la posa tra l'altro di fibra ottica compatibile anche con le esigenze del piano banda larga del governo. Il sistema di produzione dell'energia elettrica con le cosiddette Green Island per la produzione di energia pulita, i sistemi di monitoraggio e gestione della manutenzione con sensori per il monitoraggio continuo di tutti i parametri per mitigare i fattori di rischio, elevare la sicurezza e il comfort di guida e intervenire efficacemente in casi di emergenza, ma anche infrastrutture per gli operatori commerciali e poi la Road Management Toll, l'infrastruttura di rete che consentirà lo sviluppo di ulteriori funzionalità del sistema di gestione RMT di ANAS.